lo scombro, la paura. Allora oggi quando arrivano tutti e partire, il corteo si sposta, 459 associazioni, ricordiamolo che l'API sociali, comuni, sindaci, giunti a Roma, con autobus partiti da 60 città, siamo uniti e solidari contro il governo, il razzismo, il decreto Salvini. Questi temi sui quali decine di migliaia di persone oggi sono qui in piazza. Con il decreto immigrazione voluto dal ministro Salvini siamo entrati in un'autentica emergenza. Sono negati i diritti, la democrazia è negata l'accoglienza. Il razzismo è argomento di consenso elettorale. Sono questi concetti ribaditi nelle assemblee che hanno portato a questa manifestazione. Ma se guardiamo il mondo con gli occhi della principale minoranza etnica d'Europa, la più discriminata in questo paese, e sto parlando dei Rom, dei Sinti, dei Camminanti, dei Manush, dei Cali. Se guardiamo con gli occhi di un Rom la realtà, questa emergenza è in corso da 80 anni! 80 anni di razzismo in Italia contro il popolo Rom! Nel 1938 lo Stato italiano emanò le leggi razziali. La prima a essere arrestata in Italia fu Milka Goman, una Rom a Pisa, deportata nei campi di concentramento del fascismo. Nessuno conosce questa realtà, nessuno conosce oggi questa storia. Dal 38 nel giro di soli 7 anni, in Italia e in Europa, centinaia di migliaia di Rom, Sinti, Camminanti vennero arrestati, deportati, sterminati in Italia. Del nazismo, del fascismo. Oggi l'Italia in Europa, nessun tribunale internazionale ha mai riconosciuto questo crimine. Il 70% dei Rom che vivevano in Europa vennero letteralmente annientati fisicamente. Non è stato mai né processato né arrestato, ma è un crimine che si è riperpetrato nei decenni a seguire. Solo a Roma sono decine e decine di nostri bambini uccisi dal Molotov, da attentati di matrice razzista, dai rabbi, dai podrum, dal freddo, dalla miseria, dall'esclusione sociale. L'Italia ha rinchiuso per decenni e continua a rinchiudere decine di migliaia di Rom in luoghi di isolamento, di autentico apartheid. Sono i campi, solo a Roma, il campo di Castel Romano, dove vivono più di 1000 cittadini. Per noi la chiamiamo la Auschwitz italiana. Ogni mese a Castel Romano muore un cittadino a causa di tumori, di leucemie. I nostri bambini sono ammalati di scarpa, i nostri bambini sono ammalati di leptospirosi. L'Italia, sì, ora diamo indicazioni. Intanto è giusto che la voce di Rom si senta in questa città. Secondo gli istituti di ricerca internazionale, in Italia l'85% degli autoctoni nutre un sentimento di aperto odio ed ostilità contro il popolo Rom. Allora,
l'Italia, siamo qui per dire una cosa: l'Italia non ha mai fatto i conti con la sua storia, con le sue leggi, le leggi del fascismo. Il razzismo è il principale cancro, la principale malattia antisociale e antiumana di cui è ammalata la nostra società. Secondo Vera Jourova, commissaria alla giustizia, pochi giorni fa Vera Jourova ha detto: Italia, sei a rischio razzismo. E allora ribadiamo, siamo qui con Riace, siamo qui con gli immigrati, siamo qui con i Rom, i sinti e camminanti, per costruire un mondo migliore, un mondo di libertà, un mondo senza confini, un mondo di umanità. Avanti!